Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi. Chi produce PIL e fa girare l'economia, dando anche posti di lavoro, è un bene prezioso per lo Stato, che in quanto tale dovrebbe, a partire dalla legge di bilancio, premiare e incoraggiare tutte quelle aziende e industrie che si spendono in tal senso. In questa legge di bilancio, approdata finalmente in aula dopo numerose settimane di balletti, tra emendamenti e subemendamenti, si è verificato esattamente il contrario di quello che sarebbe dovuto accadere e si è assistito a una vera e propria raffica di tassazioni che sembrano essere state concepite per punire, piuttosto che per premiare tutti quei lavoratori e quelle aziende che quotidianamente ci mettono il loro impegno e i loro investimenti per favorire l'economia del nostro Paese. Questa è stata l'impressione scorrendo i 119 articoli di cui si compone la legge di bilancio 2020. Impressione confermata, d'altra parte, dai 4.550 emendamenti ad essa presentati, di cui oltre 1.700 della maggioranza stessa. E già questo imponeva una riflessione da parte del Governo. Un Governo che, abbracciando la politica della green economy e della sostenibilità ambientale, ha pensato di andare a colpire le produzioni che utilizzano plastica, imponendo quella plastic tax che è riuscita a portare in piazza Montecitorio gli industriali di un comparto che solo in Emilia-Romagna, la mia regione, conta 36.000 posti di lavoro, 20.000 impiegati nel packaging e 16.000 nelle imprese di trasformazione plastica e genera più di 8 miliardi di euro di fatturato ed è la terza, dopo Lombardia e Veneto, nell'area Lower, che da sola vale quasi il 60% dell'industria nazionale della trasformazione di plastica. E quando parliamo della trasformazione di plastica non dobbiamo pensare solo alle bottiglie di plastica, ma anche a tutti quegli articoli che utilizziamo nella nostra quotidianità, agli imballaggi, ai serramenti, agli articoli di cancelleria. Pensiamo per esempio ai dispositivi biomedicali per renderci conto di quanto una tassa del genere farà lievitare i costi che ricadranno inevitabilmente sulle famiglie e su tutta la collettività. Perché aver rimandato l'avvio di tale tassazione al mese di aprile con qualche riduzione ed escludendo alcune categorie di prodotti non ha risolto il problema, l'ha solo posticipato. Ecco, non so sinceramente come si possa pensare di risolvere i nostri problemi ambientali applicando una tassa che in realtà è una grande beffa. E se questo governo non si ravvede, servirà solo a fare cassa, provocando danni all'industria e mettendo a rischio numerosi posti di lavoro e quindi in difficoltà molte famiglie, come se quelle dell'Ilva non bastassero, affossando peraltro un settore di eccellenza che già da tempo ha intrapreso un percorso verso soluzioni più sostenibili, tanto che attualmente il 15% della plastica utilizzata proviene da economia circolare. E per fare questo gli imprenditori di questo settore ci hanno messo impegno e soldi. E voi come li premiate? Tassandoli. Un grande applauso! Vorrei poi ricordare che le imprese pagano già un contributo ambientale CONEI per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica, per un ammontare di 450 milioni di euro all'anno, dei quali 350 vengono versati ai comuni per garantire la raccolta differenziata. L'introduzione di una tassa sulla plastica equivale quindi a una sorta di doppia imposizione e favorirà i produttori esteri che con una tassa come questa non devono confrontarsi. Le aziende virtuose si aspettavano piuttosto scelte del governo volte a sostenere ed accelerare l'impegno ambientale e i percorsi di sostenibilità che non possono essere liquidati caricandole di tasse,
ma avviando piani concordati e incentivando lo sviluppo di nuove filiere di riciclo. Ma oltre alle tasse, questa manovra contiene, e ne faccio solo un esempio, bisogna stare attenti, delle novità che sembrano essere state introdotte per fini lodevoli, ma che in realtà nascondono la volontà politica di invadere campi da cui la politica dovrebbe stare assolutamente fuori. E parlo in questo caso dell'Agenzia Nazionale della Ricerca, nascosta tra le pieghe delle misure per la crescita. Detta agenzia, sottoposta alla presidenza del Consiglio, oltre che al MIUR, dovrebbe avere come finalità quella di potenziare la ricerca. Badate bene però, con un direttore scelto dal Presidente del Consiglio e un comitato direttivo composto da 8 membri, di cui 5 scelti dai ministri del MIUR, del MISE, della Salute e dell'Innovazione Tecnologica. E infine anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sarebbero nominati con un decreto del Ministro del MIUR. Insomma, un'agenzia sull'istituzione della quale anche i ricercatori nutrono molte perplessità, sia perché le linee indicate nella legge di bilancio per l'individuazione delle ricerche da finanziare da parte dell'agenzia stessa portano ad indirizzare le risorse disponibili solo su alcune aree della ricerca, sia perché la gestione dell'agenzia risulterebbe affidata a cariche di nomina politica. Questo significa che la politica entrerebbe o entrerà nel controllo dell'università e degli enti di ricerca, in dispregio all'articolo 33 della nostra Costituzione, che vuole che l'arte e la scienza siano libere e libere il loro insegnamento. Vi chiedo, signori del Governo e onorevoli colleghi, se anziché creare un nuovo organo che costerà 25 milioni nel 2020, 200 nel 2021, 300 nel 2022, non fosse stato più opportuno potenziare il già collaudato CNR o destinare piuttosto tali risorse a borse di studio per gli studenti, a borse di dottorato e di specializzazione di medicina, all'assunzione di ricercatori a tempo determinato, alle progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori associati dell'università, alle stabilizzazioni e alle progressioni di carriera dei ricercatori degli enti di ricerca. Non le dico io queste cose. Queste alternative le chiedono gli stessi ricercatori, di cui l'altro giorno ho ricevuto una lettera firmata da oltre 5.000 ricercatori. E ancora, Presidente, mi permetto di fare un veloce riferimento alle forze dell'ordine. Ecco, vede, fa piacere leggere sulle pagine dei quotidiani delle nostre città che è aumentato il numero dei vigili del fuoco, dei carabinieri, degli agenti della Polizia di Stato. Ma ricordiamoci tutti che se nelle nostre città oggi abbiamo più forze dell'ordine, questo lo dobbiamo solo ed esclusivamente a Matteo Salvini, che in veste di ministro dell'Interno ha fatto scorrere le graduatorie e ha messo a bilancio risorse per l'assunzione di circa 8.000 uomini in divisa nel bilancio del 2019. Invece in questo bilancio cos'è stato fatto per le forze dell'ordine? Signori del Governo, per evitare di prendere meriti a cui non ci si spetta, riflettiamoci su queste cose. In conclusione, Presidente, doveva essere questa una legge all'insegna della green economy, ma vengono cassati emendamenti che propongono la bonifica di siti contaminati. Doveva essere questa una legge di bilancio anche in favore delle zone svantaggiate, come quelle montane, la cui desertificazione produce tanti danni ai territori. Ma le richieste di istituire zone ZES nei nostri Appennini sono state cassate, mentre ci sarebbe stato bisogno di dare un segnale forte alla montagna tutta. Doveva essere questa una legge di bilancio con un occhio di riguardo a favore della ricerca e dell'istruzione, invece si va solo a creare l'ennesimo carrozzone con rappresentanza politica che della ricerca porterà solo il nome. Doveva, in una parola, essere questo un bilancio espansivo,
Invece ci troveremo tutti a tirare la cinghia, a vedere scappare altre aziende all'estero, se non addirittura a chiudere i battenti. Qualcuno del governo Conte Bis ha affermato qualche mese fa di aver fatto in un mese più che il precedente governo in 14 mesi. Non posso che confermare. È vero, ha fatto più danni questo governo in pochi mesi che i governi delle precedenti legislature.